Buonasera, buonasera, l'applauso spontaneo. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, Gruppo TV7. Come di consueto, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Avete già visto dall'applauso, una puntata straordinaria, una puntata diversa dalle solite. Non abbiamo politici, non abbiamo personaggi della quotidianità, ma abbiamo un coro, uno dei cori più importanti del Nord-Est, sicuramente il più importante, il più datato, perché da questo coro ne sono partiti tantissimi altri. Fra due giorni faranno uno spettacolo straordinario al QN Arena, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Questa sera abbiamo la fortuna di averli qui in studio, parleremo con loro, ascolteremo delle canzoni loro, quindi sarà una serata sicuramente divertente. Quindi inizio a salutare il direttore artistico di Samartain, Walter Ferulli, grazie di essere con noi. Grazie, facciamo grazie, l'applauso al vostro direttore artistico. L'organizzatrice dell'evento al QN, nonché la cantante, Abba, buonasera. Buonasera. Poi qui abbiamo direttore, già tre cori messi così. Da una parte abbiamo, oggi mi ha preparato tutto, non è che mi abbia detto bau bau micio micio, mi ha preparato bene il vostro direttore. Quindi abbiamo il coro dei Big, giusto, yes, che è da che quella sono, parte che lì. Sono loro, loro esatto. Poi abbiamo il coro dei giovani, che sono quelli tutti vestiti di bianco, con la camicetta bianca, e alla mia destra, alla vostra sinistra, il coro degli Angel, giusto? Angel. Non vorrei mai sbagliare. Sono gli angeli loro? Beh, sì. Perché beh, sono sì. Gli angeli? Sono gli angeli perché loro intervengono in tutte le situazioni in cui c'è bisogno, e quindi in modo reale, figurato. Cioè, ho visto prima. Possiamo interpretare come vogliamo, ma insomma loro diciamo che cantano e canteranno in tutte quelle situazioni in cui c'è bisogno, c'è da raccogliere sì. Fondi. Sono, c'è da... sono anche se vogliamo sono i jolly, perché comunque sono anche di supporto al coro dei Big, quindi interverranno alla QN anche loro. Ma le chiedo direttore, con tutte sì. Quelle donne le ho viste quando sono entrate, ha un caratterino, ma mia deve barcamenarsi, mica è facile con tutte quelle donne. Ma io lascio lì. Che si menino tra di loro, io ne resto fuori. Rimane strano. Ma sì, assolutamente. Io mi faccio da parte quando vedo la tensione, immagino. Si regolano tra di loro, perché tanto sono tanti. Certo, avete capito ovviamente da casa, cercheremo di capire tra le quinte quello che fanno e quello che fa il direttore artistico con questo coro. Come avevo anticipato prima, è il coro più anziano che è nato qui a Nord-Est. Allora, prima di andare a parlare con loro, andiamo a vedere la scheda dei Samartain, vediamo. Se 28 anni nell'arco di una vita sono un tempo importante, nel percorso di una carriera diventano moltissimi. Tanti sono gli anni di attività del Samartain Choir, una realtà musicale divenuta ormai un classico del canto corale. Fondato nel 1991, il coro Samartain ha girato l'Europa, portando con sé l'energia di centinaia e centinaia di spettacoli. Composto da 50 cantanti di età e genere diversi, si fa forte della presenza di 6 musicisti, che si integrano perfettamente alle tante voci del gruppo. Una vasta formazione che pensa e agisce come una squadra e che, come una vera squadra, vince. Papa Giovanni Paolo II ha voluto il Samartain per 4 anni al Gran Concerto di Natale in Vaticano, e come lui anche il mondo televisivo ha richiesto le loro doti canore. Come non citare l'Ice Christmas Gala, che ha riunito al Mediolanum un forum 10.000 spettatori e davanti alla TV milioni di italiani, ma anche l'apertura dell'ultima edizione di Italia's Got Talent, seguitissimo contest televisivo. Una squadra che vince, si diceva, anche laddove non si porta a casa nessun premio e la sola ricompensa è il benessere dei meno fortunati. Da molti anni i Samartain sono in prima linea nel volontariato mediante l'organizzazione di concerti di fine anno, il cui ricavato viene devoluto ad associazioni onlus del territorio come Nuova Famiglia, QAM, Città della Speranza, Hospice Pediatrico di Padova, IOV e molti altri ancora. Non finisce qui. L'impegno dell'associazione Samartain, infatti, presente sul territorio da oltre 25 anni, è alla continua ricerca di nuovi talenti musicali da valorizzare. Giovani e meno giovani in cui credere e dare la possibilità di formarsi senza avere scopo di lucro. Insomma, musica ma non solo. I Samartain si propongono come un punto di riferimento per il mondo artistico veneto. Un coro che è anche una scuola di accrescimento personale. Un complesso che non è solo divertimento, ma puro ed emozionante spettacolo. Quindi credo che l'applauso ve lo potete fare dopo questa presentazione al nostro... Il termine in
Direttore, in termini sportivi si direbbe una banalità, tanta roba siete. Cioè, si direbbe così, cioè si direbbe qualcosa di straordinario per quello che fate, ovviamente, per come lo fate, perché sicuramente lo fate di una qualità eccelsa, quindi davvero, come è nata questa idea, direttore? Mi piacerebbe dire che l'idea è mia, invece non è stata mia, è nata 28 anni fa per opera di Antonio Micheli, che è il fondatore di questo coro, e lui che ha avuto questa grande idea di portare il gospel in Italia. Perché effettivamente i Summertime sono il primo coro che ha potuto interpretare questo genere musicale. E l'idea in realtà ha delle basi abbastanza semplici. C'era un ottetto vocale alla parrocchia di Santa Rita, quindi quello è proprio il punto in cui siamo nati, si chiamava Tosi e Tose. Quindi già il nome del gruppo indica il fatto che... Tra l'altro la parrocchia dove abitavo io, dove sono nato io. Quindi... Ecco, vedi. Quindi non ti sei non mi sono accorto del coro. Io pensavo al calcio quel periodo, 28 anni fa, era ancora giovane. E comunque questo ottetto poi molto rapidamente si è trasformato in un coro gospel, quindi da 8 elementi sono diventati subito 25-30, è stato il periodo in cui sono anch'io entrato poi come corista. E questo genere musicale è stato immediatamente amato dalla città di Padova, perché veramente nell'arco di pochissimo tempo i Summertime sono diventati una realtà concreta e consistente nel territorio. E chiaramente poi l'idea ha cominciato a circolare, quindi molti hanno cominciato a prendere come esempio questo gruppo e a formare altri cori, e il Veneto in questo momento è senz'altro la patria del canto corale gospel, oltre forse a essere anche proprio la patria del canto corale, perché in generale sin dai cori degli Alpini c'è stata una storia che ha caratterizzato questo territorio. Però in questo momento veramente sono tantissimi cori gospel, quindi noi siamo molto contenti, diciamo, di aver aperto questa strada, e oggi proseguiamo ovviamente. Ecco, però il complimento direttore è che averla aperta, perché aprirla magari quando non c'è nessuno non era così poi difficile, ma mantenerla come l'avete mantenuta voi è un merito davvero importante, insomma, per quanto riguarda il vostro gruppo. Sì, penso che sia stato avere delle radici molto solide, delle basi forti, anche il fatto di aver interpretato sempre questo come una sorta di volontariato nel mondo della musica, perché da noi anche i professionisti che sono entrati a far parte dell'organico, all'interno proprio della nostra associazione, hanno scelto di aderire a quello che era il nostro spirito, che è proprio quello della gratuità. Quindi tutti noi facciamo questa cosa in modo assolutamente volontario, e secondo me questo è lo spirito giusto che ci ha permesso di continuare per 28 anni, perché poi quando invece si comincia a parlare di professionismo in realtà come queste, secondo me poi si rischia di fare un po' di confusione. Facciamo così, andiamo a ascoltare la prima canzone, perché ne sentiremo diverse questa sera. Sì. Se la vuole presentare lei, direttore, così poi si alza e va a dirigere il coro. Allora, il brano si intitola Anthem of Praise. Ed è, diciamo, anche un po' un'anteprima di quello che accadrà tra due giorni alla Chioni Arena, perché è il brano con cui apriremo il concerto. Il concerto quest'anno è un The Best Of, quindi rappresenta alcuni spaccati dei brani che più sono piaciuti ai nostri fan, e quindi apriremo il concerto così, con questo brano abbastanza epico, e per cui sono molto felice oggi. Allora, prego, se ricordo il microfono, così... Sì. Lei è contenta, tutta vedo tranquilla, tutto a posto, Abba? Tranquilla, sono in famiglia. È in famiglia, tutto bene. Allora andiamo con la regia, saluto anche la regia ovviamente, perché è un impegno questa sera un po' diverso, è già il maestro, fa alzare in piedi la parte del coro big. Prego, alla regia. Praising, 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 praising
bravi davvero. Bravo. Complimenti. Senta, direttore, io ovviamente chiedo scusa che, a tutti quelli dei Summertime, e farò anche domande abbastanza da ignorante del settore. Ma lei come fa a scoprire quello che canta in una certa maniera, che è intonato? Cioè, fa delle prove? Come riesce a capire un po'? Perché, cioè, tutti allora, cantano... Intanto gli do fiducia, voglio augurarmi che... No, scherzi a parte. Facciamo invece una selezione molto accurata, molto severa. Per cui per entrare all'interno del coro bisogna superare un provino. Tipo? E quindi... Ma lo racconti questo provino? Allora, cioè, ci sarebbe... Respiro, sa perché ridono tutti? Respiro, perché... Non è una trasmissione musicale, una trasmissione dove riusciamo a capire tra le quinte quello che succede, quindi... No, ma perché lei mi tira fuori delle cose che... Cioè, io potrei, sì, no, potrei raccontarle una cinquantina di minuti di cose incredibili. Perché, la riduco. Perché il casting per entrare all'interno del summit è fatto da persone che arrivano preparate, che sono loro, e diciamo un numero indefinibile di persone che invece non hanno la più pallida idea di cosa stanno venendo a fare, perché questo è quello che accade, per cui portano... Allora, mi racconti, arrivano. Dove fa il provino? Arrivano, noi annunciamo il provino, vengono, spesso e volentieri, tra l'altro alcuni non sanno esattamente cosa sia, magari come si faccia un provino, quindi non hanno alcuna esperienza, e vengono convinti di avere qualcosa di straordinario da portare. Per cui si trovano delle situazioni in cui... ti tocca ascoltare le osterie, i gobetti e devi riuscire a non ridere, perché il casting lo fanno loro a me, perché io devo riuscire a restare serio di fronte a situazioni. Cioè, vengono a cantare la canzone dei gobetti addirittura. Cioè, insomma, qualcuno ha tentato. Beh, anche questo. Le osterie, siamo lì. Lei ha fatto il provino? Ho fatto il provino 10 anni fa, sono 10 anni esatti. E quando è andata a fare ancora. Il provino, cosa ha cantato? Ho cantato una canzone di Alicia Keys. Di? Alicia Keys. Riesce a farmi un pezzettino così a cappello, così, oppure diventiamo, sentiamo? Vediamo se, i gobetti, però. Intanto vediamo se potresti entrare ancora nel coro di Summertime, è passato. Cioè, no, perché i provini vengono rinnovati, sì, ogni tot anni bisogna controllare. Che magari lei non si un po' si esatto. Carica un po', è meglio ascoltare un pezzettino, sentiamo. Lei è il provino, c'è il direttore che la sta ascoltando, io anche, quindi le do poi la votazione io. E non posso fare i gobetti? Provi a fare i gobetti, vediamo. Posso fare, lo so benissimo. Tanto sono di Este, quindi voglio dire. Quindi riconosciamo tutti i gobetti. Cosa fa? 10 secondi del mio provino? 10 secondi di cappello, quando ho fatto quel provino. Madonna, che ansia. Perché ansia? Non era mai chiesto nessuno? No, sì, certo, non ero preparata psicologicamente. E per questo se ne preparavo anche no, su questo. Allora, facciamo... Questa sera non ho preparato questa cosa. La fa, lei non devi impedirmi. No, potrei fare proprio il provino vero. Sì. Allora, fare vedere, simuliamo quello che accade quando faccio simuliamo. Un provino. Simuliamo. Ecco, benissimo. Benvenuta, nome? Chiara. Abba, stasera. Quanti anni? Quando ho fatto il provino, 21. E cosa fai nel mondo della musica? E spesso e volentieri... No, ma aspetta, ti chiedo una domanda. E come mai è andata a fare il provino? Qual è stata bravissimo, la motivazione? Bravissimo, abbi il coraggio di dirlo. Ma devo dire la verità. Sì, abbi il coraggio di dirlo a tutti. Non deve dire bugie, Abba, perché qui poi si accendono tutte le lucette. No, la cosa fantastica, le lucette tipo... Sì, così più o meno. La cosa fantastica è che io non avevo idea di chi fossero i Summertime quando ho fatto il provino. Ecco. E come mai è andata lì allora? Perché mia madre ha letto l'annuncio del provino delle audizioni sul giornale e siccome ero in un periodo in cui stavo cercando comunque di orientarmi all'interno del mondo della musica, mi ha detto guarda che stanno cercando cantanti, eccetera. Io sono andata alla cieca, non avevo idea di cosa fossero. Emozionata? Una salivazione azzerata e tutto il resto. Ho fatto il provino, mi hanno preso, ho fatto la prima prova e sono stata tutto il tempo così a guardarmi, perché le prove le facciamo con questa disposizione, quindi guardavo dietro di me cosa stava succedendo e non mi rendevo conto della situazione in cui ero appena entrata, quindi ho fatto metà prove così. Così. E quindi 9 anni fa, continui, prego, direttore, come ha fatto a convincere o a apprezzare la voce di Abba? Devo dire che dopo che ha fatto il provino avrei dovuto rispondere con un'esclamazione un po' romanesca, che però... Evitiamo, però diciamo che è stata parecchio brava. Volgare, possiamo anche dirla. No, è un po' ormai è diventata vocabolario nazionale, però insomma, evitiamo. Diciamo che è stata molto brava, perché me la ricordavo molto bene, e anche perché era piuttosto impertinente, cioè giovane, ma è venuta lì come quasi a dettar legge. Cioè proprio lei comandava lei. Perché ho detto cosa hai portato e direttore, mi ha messo l'ho subito... visto, ho avuto questa impressione. Ecco. Ho detto questa è la sensazione di K, proprio, avevo questa...
ma non la conosco, ho avuto questa impressione. È sbagliata la mia impressione? No, è un leader naturale. È un leader naturale. È un leader, Stiamo prendendo una strada un po'... Mi prego. Ah, devo cantare? Che strada abbiamo preso? Sbagliato? No, dico, parliamo del concerto. Del concerto? No. Non parliamo di me. Intanto hai svicolato dal provino. Il provino. C'ero riuscita. Allora, il concerto della Chiavenna tra due giorni. No, voglio sentire. No, direttore. No, ormai ci siamo ormai devo sentire la cappella. Il pubblico da casa aspetta. 10 secondi aspetta. Deve sentire la cappella. I keep on falling. With you, sometimes I love you, sometimes you make me blue. Oh, I never felt this way. How do you give me so much pleasure and cause me so much pain? Bravissima, merita. Lei non voleva farci sentire questa audizione straordinaria, mi scusi. Grazie, era, ma con sicuramente... 100 cantanti qui. No, beh, 100 cantanti, però se questa è stata insomma il giorno del provino. Mi è toccato prenderla. È dovuto assolutamente. Però evitiamo, perché poi abbiamo capito che vuole parlare del Q&A Arena, quindi sì. Altrimenti qui prendiamo la strada. Lei lo sa, direttore, che prendiamo la strada sbagliata tutti e due, vero? Quindi è un attimo, ritorniamo tutti nella strada corretta. Come mai lei è organizzatrice di questo evento? Come mai è nata questa, che poi non è ovviamente il primo anno, ma l'avete già fatto precedentemente? Avete riempito il Chioene, oltre 4.000 spettatori, un record. Prego. Sì, sono 10 anni che facciamo questo concerto, diciamo quello che noi chiamiamo il concertone. Abbiamo cominciato, prima siamo passati dal Verdi, io tra l'altro non c'ero ancora, poi sono entrata appunto 10 anni fa, c'è stato il Palatalircio di Venezia, e poi piano piano siamo passati al Geox, piano piano non ci stavamo più, siamo passati alla Chioene Arena e così via. Sulla domanda perché organizzo, perché comunque siamo un'associazione non profit, come diceva prima il direttore, ognuno di noi si mette a disposizione per volontariato. Io nella mia vita ho anche studiato insomma quella che è l'organizzazione degli eventi, oltre ad avere la passione per il canto, e quindi mi sono messa a disposizione. È impegnativa la cosa. È molto impegnativa, ma porta anche molte soddisfazioni, perché non solo si vede il risultato di quello che stiamo creando, e insomma anche con una certa dose di si può dire successo, insomma sono comunque 4.500 spettatori ogni anno da 10 anni, quindi non è male, ma soprattutto per il fine per cui lo facciamo, perché guardi, raccogliere fondi... Quando è venuto il direttore a parlare, perché noi come televisione ovviamente siamo parte di questo vostro evento, mi ha detto, noi il Chioene negli anni scorsi l'abbiamo riempito, sono rimasto, ecco, per esempio sono rimasto allibito, perché riempire un coro gospel, 4.000 e passa persone... Sì, soprattutto su base di volontariato. Ogni persona che lavora a questo concerto è un volontario, quindi non è un'organizzazione professionistica, diciamo professionista, ma è un'organizzazione professionale. Assolutamente, ma vuol dire che mette... ovviamente siete un gruppo che piacete molto alla gente, quindi il palazzetto si potrà riempire, però la qualità insomma c'è in San Martino ed è riconosciuta ampiamente. Forse è la passione che ci mettiamo. Mi stia a guardare con quell'occhio cattivo lì. Però pure cattiva, mentre sorrido. Sto provocando un attimino. Senta, poi dal primo coro, direttore, sono nati altri, li abbiamo qui questa sera, Angel, giusto? E i giovani. Come mai poi ha creato, perché c'erano talmente tante persone, oppure ha detto, iniziamo con i giovani, poi man mano li portiamo nel coro dei big, sì, ci sono diciamo i talenti? Che ci sono entrambe le ragioni, perché comunque... L'interesse è stato subito molto alto e soprattutto questo non è un genere musicale che richiede una certa età, cioè è musica trasversale, piace a tutti, dai bambini fino alle persone più mature, per cui è stato facile lavorare con loro e soprattutto avere poi dei risultati che sono straordinari, perché adesso una buona parte del coro dei big è costituito da persone che vengono dal nostro settore giovanile, quindi qui abbiamo i kids, i project e i lab, che sono le tre categorie Fasce, certo. che formano il coro giovanile,
e ce ne sono alcuni che proprio sono nati come kids, cioè avevano 6-7 anni e sono restati nel coro per 10-15 anni e sono passati poi nel coro. E poi nel coro andremo a conoscere anche la loro direttrice. La loro direttrice, sì, assolutamente, direttrice, perché che è, quella è la persona che li segue da ormai, mi pare, più di 10 anni e ha fatto davvero scuola, perché le persone che poi arrivano da me, preparate da lei, sono di alta qualità. Di alta qualità. Lei è quella buona, È quella buona, sì, lei. Sì, io sono la cattiva. No, non è che ti sto scherzando, ma non sto scherzando, ovviamente ci mancherebbe altro, Non la guardavo così. Senta, praticamente è brutto, ma quante ore alla settimana vi allenate? Mm-hmm. E quando, dove, come? I cori vengono, fanno le prove ognuno per conto proprio, delle volte siete tutti assieme. Mi racconti un attimino la vostra preparazione, sì, per i concerti, come funziona e come va? Ci prepariamo separatamente. Le prove vengono fatte mediamente una volta alla settimana. Ci sono dei periodi in cui si intensificano, magari vicino all'inizio del tour. Però tendenzialmente una prova alla settimana è più che sufficiente, anche perché poi loro sono bravi, studiano a casa. Non è vero, non studiano a casa. Scusate, ho tentato di dire una bugia, ma non mi riesce, quindi ne ho una a disposizione di bugia in tutta la puntata. Non me la gioco adesso, me la gioco più tardi. Sì, ce la gioco. Ci dovrei dare una giustificazione su questi calzini blu, questa sarà la bugia. Ecco, esattamente. No, per fortuna ha detto, però... non lo diciamo, non le facciamo vedere. Mi sono raccomandato con la regia di non fargli vedere subito la... Poi vedi. No, ma vedi, in televisione dovrebbe venire scuro. No, vengono la televisione, guardi, è purtroppo. Ma io mi ricordavo il fondale, mi sono intonato. Una delle cose. La scusa. Volevo dirle. La ABA ci dà dentro, Perché se tu. Sì. Provi a fare una cosa all'ABA, dici cambia percorso, parliamo. Invece loro, capiscono la difficoltà, sì. Direttore, qui mica... siamo a Sandra e Raimondo Vianello. Un po' così. Mi racconti allora la preparazione, ovviamente, sì, alle prove. Quindi ci si prepara separatamente, come peraltro succede anche per il concerto della Chioene, dove abbiamo i cori, l'orchestra, i ballerini, tutti si preparano separatamente. E si ritrovano poi sul palco per cantare tutti assieme, quindi è anche molto interessante come tipo di preparazione, perché ci consente di preparare in modo dettagliato per piccoli gruppi. Poi, insomma, devo dire la verità, un po' quando si sale sul palco della Chioene ci si fa un po' il segno della croce, perché non avendo fatto le prove generali bisogna sempre sperare che vada tutto bene. Però sono talmente bravi a prepararsi nelle loro cose che sembra sempre tutto molto, molto naturale quando ci si trova insieme. Non cantiamo spesso insieme a cori uniti, ciascun coro ha una propria stagione concertistica. Autonomia, insomma, possiamo dire, giusto. Però quando è possibile, quindi accadrà tra 2 giorni, si cerca anche di fare qualcosa tutti insieme, e quello è il momento in cui la preparazione fatta separatamente bisogna testarla, quindi ci si trova il pomeriggio, si fanno solo le prove generali, le prove suono poche ore prima del concerto e poi tutti in scena e avviene il miracolo. Ah, beh, invece chiedo a lei, ovviamente fra 2 giorni, quando avrete questo concerto, avrete un abbigliamento, ovviamente non come questa sera, immagino che... E anche lì è impegnativo chi crea l'abbigliamento per il coro, lo fate assieme, ecco, mi racconti un attimino anche l'abbigliamento, la coreografia, la scenografia e tant'altro, quello che succederà, non vogliamo saperlo, però più o meno come funziona anche questo, visto che fate tutto a livello amatoriale, tra virgolette. Sì, tutto quello che riguarda le scelte artistiche, quindi anche appunto regia, scelta delle canzoni, scelta degli arrangiamenti e anche scelta del look, viene curato dalla donna della coppia, e quindi il direttore artistico sceglie tutto quello che... Mi posso continuare così io? No, mi domando, se noi poi siamo spacciati, direttore. Infatti, cioè... non dica niente. No, che io sto cercando di e non sono ancora arrabbiata. E non è ancora arrabbiata. No, no, no. E il look, allora, chi lo sceglie? Lo sceglie no, lei. No, a parte gli scherzi, no, lo sceglie veramente lo sceglie il direttore artistico. Sì, allora, io ho dato un'indicazione di massima, poi loro sono bravi e si sbizzarriscono perché lasciamo un po' di libertà. Abbiamo dato, come si può notare, 2 colori: il bianco e il nero. E quindi ciascuno poi si inventa il proprio look, perché abbiamo capito che poi nel corso degli anni
dare una divisa era un po' limitante per ciascuno di loro, quindi ognuno ha espresso la propria personalità nell'ambito di una indicazione generale. Per cui abbiamo trovato questo bianco e questo nero che da qualche anno ci accompagnano. Una volta ricordo, i cori gospel, mi ricordo inizialmente, avevano tutti la tonica. Sì, abbiamo preferito evitare, ma sin dalla nascita noi siamo sempre stati un pochino alternativi in questo, perché abbiamo capito che andare per esclusiva imitazione dei cori americani, che questo genere musicale lo hanno vissuto, lo interpretano in modo originale perché loro lo hanno vissuto sulla loro pelle quel periodo in cui questa forma artistica è nata. E mentre noi non potevamo che reinterpretare quello che sentivamo, e devo dire anche più in forma artistica, perché il canto gospel è un canto strettamente religioso, noi invece facciamo anche spettacoli, quindi il nostro modo di vivere questa forma artistica è un modo laico. Poi ciascuno dei partecipanti ovviamente esprime anche una sua spiritualità nel momento in cui canta, però noi affrontiamo soprattutto gli argomenti artistici e quindi loro devono sentirsi liberi di esprimersi in ogni forma. E quindi una volta dato, in questo caso per esempio per il look, un colore o due colori, loro. Quelli sono, certo. Andiamo a sentire un altro brano? Molto volentieri. Ce lo vuole presentare lei, direttore? Mi pare sia Lord Your Good. Esatto, perfetto. Allora, sempre e il adesso microfono. Cantano due cori, perché due gli cori. Angels gli entrano Angels in campo a sostegno, quindi dirigerò con due mani in due posizioni diverse. Beh, il microfono sempre, direttore. Ecco. Allora, così, prego. Prego ai due cori, allora, di alzarci. Eccoli qua. E la regia fa partire la base.
Bravissimi, yeah, davvero, vi faccio io l'applauso, bravo. Prego, direttore. Una domanda mi viene, ma quando vengono a fare i provini devono per forza sapere anche l'inglese oppure qualcuno... Le chiedo perché se vengo a cantare io ho una bella voce... No, ma le chiedo, no, le chiedo. Lei è straordinario perché sta beccando tutte le domande. Secondo me qualcuno ha fatto la spia. No, no, non ho fatto le nessuno. Le ha insinuato? No, no, nessuno, no. Dico, no, se, ascoltando, hanno un inglese perfetto nel cantare a me. Ah, quindi l'abbiamo fregato bene, ragazzi. Sì, l'abbiamo fatta. Insomma, è così. Però le chiedo, invece, non no, tutti. No, allora, non tutti, sì, assolutamente. Molti di loro hanno già una buona pronuncia, poi pian piano cerchiamo di perfezionarla. E non è facile perché spesso... I testi sono impegnativi perché a volte alcuni brani sembrano un po' degli scioglilingua per noi poco avvezzi alle lingue straniere. Poi abbiamo anche, per esempio, una cantante americana che è appena entrata nel coro che, a cui diciamo, chiediamo... Fa da scuola, insomma. Sì, chiediamo una grossa mano. Poi abbiamo, insomma, tante persone che magari hanno tanta dimestichezza, quindi abbiamo tanti insegnanti che ci danno una mano, però non è stato facile formare. No, no, immagino, mi nascondo tutto così. Senta, i cori gospel, io ricordo, quando vederli da voi, poi da voi ne sono nati altri, avevano tutti quella canzone famosa che era Happy Day, io la ricordo ancora 30 anni fa. Adesso quando sento i cori, i gospel, non la canta più nessuno perché ha detto ormai è una roba proprio quindi di poco ce l'abbiamo spessore. Fatta, avete visto? Però credo, no, credo, no, credo, però credo, sì. Direttore, che sia una canzone che abbia dato la spinta ai cori per aver successo. Questo è il mio modesto pensiero da profano del credo dei che cori sia gospel. Giusto, perché poi è stato il primo brano che effettivamente tutti hanno preso come punto di riferimento. È vero, assolutamente ha fatto scuola. Poi tutti l'hanno nascosto, poi, tutti sì, detto, anche perché poi secondo me c'è stata una sembrava come, scusi, la musica leggera finché la barca va, tanto per fare sì, un esempio, bravissimo, più o meno. Bravissimo, più è un po' accaduto questo fenomeno, per cui l'eccessivo sfruttamento di un brano ha poi finito per stancare. Però il complicare anche con tante altre cose non può magari togliere la popolarità di una canzone abbastanza, tra virgolette, banale perché la usano tutti, però sempre comunque bella? Ma, faccio una domanda così, tanto per... Sì, io devo dire la verità, nel mio caso proprio è un brano che non mi ha mai colpito, quindi al di là del fatto che rappresentava l'esempio lampante però lo cantavate inizialmente? All'inizio sì, all'inizio quindi l'abbiamo cantato, però quando sono diventato direttore io ho cercato di prendere le distanze da tutta quella parte di gospel troppo tradizionale che peraltro secondo me in generale non è meglio che non cantiamo proprio perché su quella finiamo per rischiare di tentare di imitare proprio gli altri cori, mentre sul genere musicale in cui ci siamo spostati, su un gospel più contemporaneo, abbiamo la possibilità invece di reinterpretare i brani e alcune canzoni le cantiamo quasi fossero degli originali, cioè certo, ci rendiamo certo conto che le abbiamo talmente tanto personalizzate che poi sono diventate quasi... Che diventano vostre, insomma, sì, praticamente. Sì, le sentiamo così. Senta, direttore, nel coro gospel diceva è una musica americana. Cantate qualche brano italiano? No, nessuno. No, nemmeno uno. All'inizio Antonio Micheli, il fondatore, aveva nei primi anni cominciato a scrivere anche dei brani in italiano. Quindi lui aveva una produzione di brani originali piuttosto ampia. Perché proprio non è orecchiabile, per quale motivo? Nel momento in cui si canta in italiano, questo genere musicale è come se perdesse immediatamente di credibilità. Cioè diventa pop, diventa un'altra cosa. Un'altra cosa, quindi... Quindi persino il brano più tipicamente gospel o spiritual, appena lo si canta in italiano, diventa canzone certo di chiesa italiana, diventa e quindi un'altra bisogna cosa. Ovviamente quindi bisogna assolutamente così. Sì, cercare di senti, di 28 anni di successi, ma qualche aneddoto, qualche concerto che ricorda con più piacere rispetto agli altri, insomma quello che le ha lasciato qualcosa dentro a lei, ovviamente quando parlo sì con lei anche a tutto il coro ovviamente. Sì, ai cori, ma direi che ci sono tantissime tappe importanti, alcune
magari in realtà in alcune chiese che apparentemente insomma, rappresentano sempre dei concerti minori e invece poi di fatto sono proprio il tempio di questo genere musicale e quindi danno una grandissima emozione. Io ricordo in questo caso non proprio una chiesa piccolina perché ecco ce l'ho davanti, di fronte proprio rappresentata, abbiamo fatto un concerto al Santo e ricordo che ci aspettavamo 500-600 spettatori, è successo nel 2005-2006, non ricordo esattamente, e quando invece sono state aperte le porte sono arrivate 6.000 persone. Si è formata una situazione di addirittura di pericolo all'interno della chiesa per le opere d'arte, perché c'erano persone attaccate alle colonne che cercavano di farsi spazio, e quindi ricordo che in chiesa ci hanno detto fate questo concerto, fatelo veloce e andatevene via. Però perché c'era veramente una situazione di rischio. Lo ripeterei. Ma non ce lo fanno più ripetere, le assicuro che ci hanno detto che veramente c'era stato il numero di spettatori maggiore che si fosse mai visto da che avessero memoria, quindi è stata una cosa talmente sentita dalla città, era stato anche pubblicizzato poco, quindi siamo stati sorpresissimi, che è stato un evento che io non dimenticherò mai, non veramente perché fosse così stracolma la chiesa, ma perché poi c'è stata un'energia, è stata una tale emozione cantare in quella situazione che non è proprio possibile il Santo è proprio predisposto per questo infatti nonostante avessimo anche la batteria e il basso elettrico, poi c'era l'orchestra eccetera, mi ricordo che si è sentito benissimo dietro proprio all'altare buona. Usiamo un termine comprensibile tutti, una volta c'erano i musicisti che suonavano, perché una volta andare a teatro era costoso, allora chi non aveva la possibilità andava a ascoltare la musica in chiesa, e il Santo era uno dei posti sicuramente dove anche l'acustica era davvero buona. Io dico perché me l'ha raccontato loro, perché ho fatto un servizio che andrà in onda poi tra l'altro per 2 mesi consecutivamente, spiegheremo tutto il Santo sopra le cupole, c'è praticamente un labirinto di scale sopra, che è qualcosa di straordinario e che nessuno ha visto, quindi consiglio l'anno prossimo di vedere questa trasmissione, abbiamo fatto 2 mesi lì insomma, quindi lo conosciamo abbastanza bene, però se riuscirete a cantare io mi adopererò, perché magari con Padre Svanera, che è uno abbastanza disponibile. Magari sarebbe un grandissimo regalo. Io credo per sarebbe noi, una bella cosa. Sarebbe una cosa che riuscire, ci riempirebbe di gioia, veramente. Fa qualche sorriso la Abba, secondo lei, in questo momento? Oppure sì, sempre. Sta sorridendo. No, ma guardi, lei è buona. Uno rasca il barile poi sotto è buono, insomma. Sì, lei a un certo punto quando diventa operativa, allora bisogna stare attenta. Perché da cattiva sono diventata barile adesso. No, in fondo, Barile è il mio cognome, poi mi chiamano ancora così. Pensi, ascolti, la faranno arrabbiare qualche volta durante... A me? Io? Beh, lei abbiamo già capito. No, guardi, mi fanno arrabbiare, ma non lo posso far vedere, perché ho promesso loro che la prima volta che mi arrabbio me ne devo andare via. Quindi è una scommessa che esiste da parecchi anni, perché io comunque faccio un altro mestiere, che è quello di avvocato, in cui c'è da arrabbiarsi parecchio. Si figuri se poi, uscito dallo studio legale, vado alle prove e mi devo riarrabbiare un'altra volta. No. Quindi ogni volta dico... Allora, se mi dice scommette un euro, non ci scommetto neanche un euro, per me qualche volta si arrabbia, magari riesce a nasconderlo bene. Perché... Assolutamente. Allora è un bravo. No, infatti me lo devo tenere per me, per cui... Però, insomma, sono sempre arrabbiature per motivi molto. Senta, come coro avete avuto dei riconoscimenti da parte delle amministrazioni dove avete cantato, Padova, dove è nato questo coro? Beh, in particolare in questo periodo la collaborazione del Comune è molto attiva. E l'assessore Bonavina ci ha consentito di poter usufruire della QN Arena, dandoci un grosso supporto. E quindi vediamo che comincia proprio a, cioè questo ponte che si è creato tra noi e l'amministrazione è un ponte molto importante che secondo me ci darà la possibilità di costruire altre cose molto belle. Non ci siamo dedicati moltissimo ad intrattenere rapporti negli anni scorsi con le varie amministrazioni, ma solo per una ragione, perché abbiamo sempre pensato che dovessimo fare le cose da soli, perché in fondo in Italia l'associazionismo è forse il più grande tesoro
dell'economia italiana, ma dell'economia quella senza buona, forse, dell'economia sociale. Senza no? Forse. Vedo che quello che fanno le associazioni non riescono a farlo le amministrazioni e quindi abbiamo sempre detto finché possiamo non chiedere contributi e non chiedere aiuti ce la caviamo da soli. Perfetto. Magari ci sarà un momento in cui ci saranno delle cose che potremo fare insieme. In effetti la richiesta di collaborazione c'è poi arrivata proprio dal comune e quindi è stato molto bello questo, il fatto che sia arrivata da loro questa volontà di costruire un rapporto ci ha aiutato poi a stringere un legame che credo sarà difficile a questo punto sciogliere. Prima di un'altra canzone, il coro come è diviso, come voci, bassi, alti, me lo può spiegare un po' tecnicamente? Allora, le donne sono soprani, mezzo soprani e contralti. I soprani sono quelli che hanno la voce più alta. E gli uomini sono tenori e bassi baritoni. Spesso si canta a 4 voci, a volte a 5 voci, quindi a volte anche a 3 voci. Dipende dall'arrangiamento dei brani che si fanno. Ecco, nel preparare un brano la difficoltà è proprio questa, di riuscire a coordinare tutte le varie voci? Sì, assolutamente. È difficile cantare una propria parte quando la persona accanto sta cantando un'altra cosa. Però il segreto dei cori è il fatto di riuscire a dare un contributo ciascuno a favore del gruppo, cioè non si perde la propria individualità, ma il successo di un coro sia quando ciascuno si armonizza perfettamente con gli altri, quindi è anche un esempio proprio... È una squadra. Esattamente. È una squadra. Allora andiamo a sentire il terzo brano, cantano con i Big e anche gli Angels, giusto? O sbaglio? Sì. Non ricordo però il titolo. Io non so l'inglese. Lord Yearwood l'avevamo appena fatto. Allora devo andare con i giovani adesso. Devo andare con i giovani. Guardi, le do la tabella a lei così mi dà una mano. Ah sì, quindi apriamo Mi alzo io e vado dalla... E così lo presenta. Lo presentiamo qui il coro, vado dalla dalla direttrice, vero, giusto? Sì, la direttrice. Eccola qui, prego. Allora, mi sposto, guardi. Un applauso. Lei è direttrice? Sì. Lei è quella buona, Abba? Me l'ha detto lei. Quella vestita di bianco, io sono... Esatto, me l'ha detta lei. Lei da quando ha iniziato questa bella storia? Microfono vicino. Ho iniziato nel 2003. Come mai? Così una passione? Oppure cantava già? Cantavo nel coro, nei summertime. E, adesso non canta più? No. Insegna? Sì, insegno. Ahimè, non riesco più a cantare. No, riesce, sì, ma non riesco. Mi raccontate qualche bugia poi voi, tra così, insomma. Io, e mi incantate, perché io non conoscendo un attimino bene le vostre cose, quindi... No, prego, allora lei insegna. Io insegno, sì. Allora, cantavo nel coro e la presidente dell'associazione musicale di allora mi fece questa proposta e da lì è nato questo progetto che poi è cresciuto nel tempo in maniera... Ecco, anche lei farà i provini con i, sì? con i ragazzi. Sì. A che età vengono? Perché qui abbiamo dei... Dai ragazzini molto giovani. Sì, dai 7 anni, il gruppo Kids... E dagli 11 Project e dai 14 anni Lab. E per loro ci vorrà poi il tempo per insegnare loro a diventare squadra, come diceva prima il direttore artistico? Allora, loro ci vuole più tempo insegnare effettivamente magari a cantare, allo stare insieme nel canto, però sono bravissime a fare squadra fin da subito. E quindi subito fanno squadra e sono subito. E quante volte vi fate le prove? Con una alla settimana fissa, una sola, quindi... a volte due prima dei concerti. A volte due. È un concerto loro, quante canzoni riescono a esibirsi? Sono quante... Anche un concerto intero fino a un'ora e mezza. Quindi... Ah, proprio? Sì, sì. Anche... lavorato dietro. Sì, lavoriamo. Lavoriamo. Vado a conoscere qualcuno così, inizio così, da questo qui ricciolino che ma prendi qui. Come ti chiami? Tu vieni qui, come ti chiami? Fabio. Fabio. Quanti anni hai, Fabio? 8. 8, dunque facciamo un ragionamento. A scuola va bene, Fabio? Sì. Cioè, ti piace andare a scuola? Sì. 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 Sei sicuro, Fabio? Cioè, sei proprio sicuro? Cioè, insomma, è così, così, insomma, non... Cioè, meglio... Sì. Vai d'accordo con la mamma e il papà, sì? Sì. Chi ti fa arrabbiare di più? La mamma?
Sei in dubbio, in dubbio. Una bugia. Quindi nessuno, dai via. Nessuno. Bravissimo. Tu come ti chiami? Michele. Michele, quanti anni Michele tu? 11. 11, da quanto canti nel coro di Summertime? 3 mesi, 2 mesi. Ah, è appena iniziato. È appena iniziato, prestissimo quindi, sì. È iniziato. Ti piace? Sì. A scuola va tutto bene? Insomma. Anche a te o siete tutti? Oh, tutti. Lei invece, signorina, da quanto? Alessandra. Alessandra, da quanti anni Alessandra? Quando avevo 6 anni. Ha iniziato a cantare, quindi a scuola, sì, va bene, tu vai a scuola, sì, vero, è stato tutto quanto bene, vai d'accordo con tutti? Sì. Con l'insegnante vai d'accordo? Sì. Non ti fa arrabbiare nessuno? No. Ti diverti molto? Sì. A cantare proprio, ti diverte? Sì. E quindi è bello passare le prove, i concerti con loro? Sì. E quindi qual è la canzone che ti piace di più? Tutte. Ah, tutte, tutte così. Andiamo un po', che... prego, nome? Francesca. Francesca. Ho 19 anni, io ho iniziato da 2 anni, però cantavo già quando ero piccola. Piccola. Com'è iniziato da 2 anni così? È stato... ho ricominciato, ho ripreso, prima avevo smesso. Per... E quindi secondo te, tu vai a scuola immagino? Sì, secondo... l'università. Ah, l'università, beh, sì, sei già grande, ma andiamo da quelli un po' più... Andiamo di qua da loro. Tu come ti chiami? Maya. Maya. Anni Maya? 12. 12, scuola, bene? Sì, abbastanza. C'è il fidanzato? No. No, bene. Resto indipendente ancora per un po'. Sei ancora indipendente, sì, perché avere... Sarà ancora? Indipendente. Vero. Cioè, piuttosto che avere, è vero, piuttosto che avere dei problemi è meglio essere indipendenti, vero? È la prima volta che una ragazzina mi risponde così, mi dico la verità. Come ti chiami? Giulia. Giulia. Giulia, quanti anni hai, Giulia? 11. 11. A scuola bene, Giulia? Sì. Tutto a posto? Hai fratelli? Sì. Vai d'accordo con loro? Facci quelle domande. Diti, no? Insomma. Sono più grandi di te o più piccoli? Più grandi. E quindi è anche dura? È vero? È dura, però riesci a venirne fuori, insomma, sì, non è vero, no? A cantare ti piace? Mm-hmm. Da quanti anni? Ho appena iniziato. Ah, tu ti appena iniziato, quindi... tu come ti chiami? Giulia. Giulia, anche tu? Sì. Anni, Giulia? 11. 11. Scuola bene? Sì, tutto bene. La materia che ti piace di più? Inglese. Inglese, quindi beh, insomma, quindi sei già predisposta nel cantare. Ti piace andare a scuola, immagino, vero? Sì. Beh, ma è una classe mica. Concludiamo anche con loro il nome? Federica. Federica. Anni, Federica? 12. 12. Scuola bene? Sì. Vuoi salutare qualcuno? I miei genitori. I tuoi genitori. Qualche amica, qualche compagna, l'insegnante di scuola, qualcuno, se vuoi salutare qualcuno? Nessuno, nessuno. Tu come ti chiami? Sofia. Sofia, da quanti anni sei con i Summertime? Io chiedo loro, ma mi sembra siano da poco, poi... No, io mi sembra 4. Non ne indovino una questa sera, eh? Mi sembra 4, ma non sono sicura. E quindi a scuola va bene? Sì. Vai d'accordo con tutti? La mamma ti fa arrabbiare? Con la sorella. Sì. Perché, come mai non vai d'accordo con la sorella? E ti chiamo sempre. Ma sempre. Sì. Vincerei o vinci tu? Nessuna delle due. Nessuna delle due. Va bene, io adesso le do il microfono, guardi così. Oppure lo tengo io che lei fa come vuole. Prego, le serve il microfono, prego. No, però l'altro, quello per cantare, è quello bianco. Ce l'ha là, eccola qui. Lo passo subito, faccio da valletto, guardi, eccolo qui. Prego, prego. Eccolo qui. Ma tengono due microfoni. Due microfoni, eccoli, sì, qua allora, due microfoni. Gli do tutti due microfoni, allora pronti, posso, con la regia. Posso presentare, prego, il brano, perché è importante questo brano. Si intitola The Sun Will Shine, il sole splenderà, ed è stato scritto da Carlo De Bei, che è il nostro chitarrista, ma è anche l'autore di alcuni dei brani più importanti del nostro repertorio. Perfetto. Quindi è un brano originale per il quale abbiamo girato anche un videoclip molto bello. Bene, allora la regia può dare il via con la base. Is that an angel who's been talking? Where have you found this voice? It is a faith that gives you everything, or maybe it's your choice. I guess the Almighty God has found your heart and made it home.
You say a demon has been working to make you lose your way. You run across the bridges of your fears and found the magic sound again. Among the people we could be a shining sun. Know that Jesus Christ we have. Talk to you to be religious. They talk to love your family. So you forgot that no one gave you life. There's just one father in your heart. Among the people we can be a shining sun. We call them Jesus Christ, they come. Oh, oh, oh. Bravissimi, bravissimi. Allora, complimenti alla,
alla direttrice, potete pure accomodarvi. Voglio ricordare per i nostri telespettatori, ne mancano due giorni all'evento del QN, il palazzetto è quasi gremito ma ci sono ancora dei posti disponibili, quindi andate a acquistare i biglietti o acquistate i biglietti tramite Ticket One, però potete anche andare al botteghino prima del concerto, mi raccomando, perché questo gruppo i Summer Time meritano davvero di riempire quel palazzetto, perché avete sentito, poi uno non può non andare a vedere i giovani, gli Angels e i Big dei Summer Time a vedere questo spettacolo. Ah, ma andiamo da lei adesso, io adesso, lei è stata anche a X Factor tanti anni fa, no? Facciamo così, andiamo a vedere questo filmato e poi lei ci racconterà tutta questa bella storia, va bene? Va chiedo alla regia di vederlo, via. Eccoci, in sottofondo lasciamo poi perché c'è un finale da vedere. E 7 anni fa ha partecipato? A... No, 5, nel 2013. Nel 2013, com'è andata? È andata benissimo, è stata una specie di vacanza musicale, la chiamo io, perché in una vita già abbastanza stressante, in cui lavoravo in agenzia marketing, avevo molte responsabilità, eccetera, per 2 mesi mi sono concentrata solamente sul fare musica, non avevo alcun tipo di pensiero collaterale, quindi è stato... un mezzo sogno, insomma un sogno intero anzi. È stato tutto vero secondo lei quella partecipazione a ABBA oppure... Io non sono amica di nessuno, non sono figlia questo per spiegarle, certo. non conoscevo nessuno nel mondo dello spettacolo, sono una ragazza da Est, dalla bassa padovana, non avevo nessun tipo di entratura, quindi il fatto che io sia riuscita non solo a superare qualche provino ma addirittura ad arrivare avanti nelle puntate è la dimostrazione che una signora nessuno può... Avere delle qualità, mi sembra, no? La ringrazio, però sicuramente qualità, insomma, in mezzo alle decine di migliaia di persone che fanno i provini ci saranno persone anche molto più talentuose di me. Evidentemente in quell'occasione ho fatto breccia nella ricerca di un qualche... Ecco, da quell'esperienza poi non ha avuto delle proposte di qualche casa discografica? Sì, certamente, però ho preferito lavorare da indipendente, ho prodotto il mio disco e... è uscito l'anno scorso, si intitola Oxygen, tra l'altro con molte canzoni scritte e prodotte da Carlo De Bei, che è lo stesso autore che ha scritto le canzoni del coro. E come mai hai fatto questa scelta? Perché il mondo della musica è comunque soggetto a certe regole di mercato. Io non avevo voglia, siccome la mia è una passione prima di tutto e poi è diventato anche un lavoro, non avevo voglia di sottostare a certe regole e ho preferito di lavorare da sola. Il fatto che sia un mercato impone delle regole per vendere un prodotto, ma io non volevo fare un prodotto, volevo fare della musica.
e quindi semplicemente ho scelto la libertà. Giorgio, certo. Se vuoi vederla arrabbiata. Ecco, adesso sono arrabbiata sul serio. Andiamo a vedere un poco. Applauso, credo. Allora, questa sera, ma qui da noi non canterà, dovete andare a vedere dopo domani al QN se volete vederla arrabbiata, come avete visto in quest'ultimo brano, arrabbiata, andate al QN dopo domani, giovedì 14, e la troverete che allora capirete quanto arrabbiata era, insomma, tanto per capirci, è vero o no, direttore? Insomma, sì, così. Ma infatti Elio le affibbiò questo ruolo proprio, mi ricordo, all'interno della trasmissione, e disse: sei come un pugile che deve scendere in campo, e quindi eri il soldato Ava, sì, infatti su questo brano ha espresso quel tipo di grinta, sensazione come grinta. Il pugile che deve combattere. Ma cioè, faceva anche paura a vederla così, anche paura, sei così, però per fortuna poi... è bella, e quindi dai. Ha molte per qualità, però sa anche difendersi, quindi... poi non è mica... Sono cintura nera. Beh, davvero? E proprio le ha provate tutte quelle per menare, cioè, le ha fatte proprio tutte Abba, quindi dalla voce arrabbiata, cintura nera, belle mani direttore, cioè, ho capito. Allora c'è il microfono, chi è il microfono? Perché devo andare dai big? Perché se questa signorina qui che tutti si tatuaggi, vi faccio, dammi questo, non ricordo più Nicola se è il bianco che è per parlare, tutti questi tatuaggi cosa sono? Fiori, fiorellini, cos'è? Inchiostro? Lei quando è arrivata prima di adesso era un po' arrabbiata o...? Sì, perché avevo paura di non riuscire ad arrivare perché ero a lavorare. Era a lavorare, sì. Però è riuscita ad arrivare alla fine. Eh sì, sono qua. Sì, non so se questo, da quanto canta con i big qui con i Summertime? Cinque anni. Ho sbagliato il microfono, credo sia bene l'alto, se me l'ho passata, ecco così gentilmente. Oh, eccolo qui così, perché questo rimbomba e fa tutto, ecco, lo tengo io questo qui. 5 anni? Sì. Questo qui si sente a casa, non si prova. Si sente a casa, contenta? Ciao a casa. È contenta? Vuoi salutare qualcuno? No, non ho nessuno. Non ho nessuno? Sei indipendente? No. È indipendente? Ecco, il mio gatto, sì. Il mio gatto tantissimo. Gatto. E questo canta anche con... sì. Come mai così? Lo sta chiedendo da me. Perché? No, si ferma, perché ride? Perché? Cioè, mi spieghi, quel non piercing. Non la disturba mentre canta, insomma. No. Lei cos'è, un soprano? Cos'è? Un mezzo soprano. Un mezzo soprano, quindi è una che ha una voce alta, quindi no. Beh, insomma. Non tanto. Ho visto che però era dinamica quando cantava. Sì, mi diverto tanto. È in prima fila nel coro oppure... No, in realtà, cioè, mi piace starci, però, insomma, posso stare anche dietro? Sì, no, non ho dubbi che può stare anche dietro, però sicuramente una... Andiamo a conoscere anche qualche collega, prego lei. Salve. Si chiama? Veronica. Veronica, da quanti anni con i Summertime, Veronica? Stesso tempo, va d'accordo anni. Quindi con lei? Sì, un po' la mia compare, diciamo. Sì, vi volete bene, insomma, no? Sì, è vero, sì, no? Sì. Lei non ha i tatuaggi, no, l'inchiostro no, che no. Ha la sua compagna, è più, insomma... Beh, ho il colore nei capelli, ecco. Sì, succede. Nel cantare, una come voi che fa, che emozioni prova? Nel cantare in un gruppo davanti a tanta gente, ecco, la cosa che l'emozione di più?
Oddio, quello che mi emoziona è l'empatia che si crea tra di noi. In certe situazioni ogni tanto mi giro, quando ci sono delle situazioni particolari, che può essere in chiesa o un determinato ospite che ti lancia proprio delle sensazioni, e è bello vedere come si crea proprio in tutto il gruppo. Girarti, vedere le persone che ti sono accanto, non solo lei ma in generale, e vedere tutti che hanno questa, magari tutti che spalancano gli occhi, che sono sorpresi dal pubblico. È una cosa che le dà soddisfazione. Certo, giusto? Certo, una moltissima. Cosa che le dà soddisfazione, quindi è una bella cosa. Conosciamo anche qualche altra? Prego, lei non vuole parlare? No, si lei come si chiama? Giulia. Giulia, tra di voi poi, oltre ovviamente a cantare in coro, vi frequentate anche all'esterno, magari qualche gruppo, qualcuno, certo, quindi vi certo. ritrovate anche durante, non so, le vostre cose, insomma. Assolutamente, scuola. Anche fuori, nella vita privata, andiamo molto d'accordo. Quindi è una bella famiglia, va bene, sì, giusto? Assolutamente, c'è cioè, condivisione, unione, ed è questa bella la cosa lei bella. La soddisfazione maggiore che trova nel cantare? Beh, come dicevo, c'è sempre condivisione tra noi, è questa la cosa bella di noi, o trovare sempre un obiettivo comune, uniti e condividere queste emozioni assieme. Beh, sicuramente. Cosa vuole dire qualcosa? Perché parla sottovoce? Perché come loro? Perché parlava sottovoce allora? Parlava fra me e me. Ah, no, parlava fra lei così. Andiamo, conosciamo anche il signor col farfallino, lei come si chiama? Fabio. Fabio, da quanti anni Fabio? Sono 6 anni. Poi è più facile parlare con gli uomini, perché con le donne è sempre difficile porre fare domande sbagliate, così non si sa mai. 6 anni, tu cosa sei? Un soprano, mezzo soprano? Soprano. Soprano. Cosa ho detto, una stupidaggine? Soprano è la voce più alta femminile. Femminile, ho sbagliato, ho detto una stupidaggine, ho detto. Chiedo venia, chiedo. Scusatemi se vi dico qualcosa, insomma. Non è che sia un intenditore di musica, è qualche cosa. Così da quanti? 6 anni nel coro? Da 6 anni, sì. 6 anni, e quindi anche te, insomma, ti diverti, insomma, è una, sì, sì, molto. Un bel passatempo. E oltretutto devi impegnare tra il lavoro e ovviamente anche il coro. Esatto, sì. E quindi la tua soddisfazione maggiore nel. Ma la mia soddisfazione maggiore in generale, cioè non c'è una soddisfazione maggiore, io sono soddisfatto di essere qua con loro, cantare insieme e avere la possibilità, insomma, di fare questi concerti qui. Certo, c'è una canzone particolare che ti piace più delle altre? Sì. Quale? Total Praise. Ho capito. Cioè, tutti d'accordo, ho visto tutti d'accordo, ho detto, ho sbagliato a dire una cosa, lei ha sorriso, proprio ha detto, sì, no, ma proprio massacrato, prego. Buonasera. Buonasera, nome? Laura. Laura, da quanti anni ne siamo? Io lo so che domanda, se volete dire qualcosa a voi, mi sembra, insomma, no, siete io sono quindi una delle anziane del coro, sono dentro da 12 anni, dal 2006. Quindi ho visto passare un sacco di ragazzi e posso dire che nel coro sono nate le mie più grandi amicizie e basta, cioè quando penso al coro penso a una delle cose più importanti della mia vita. È una bella cosa quella, sì, che ha detto, perché essere una cosa più importante della vita credo sia significativo. Che maestro, direttore, ha creato qualcosa davvero? Ho detto una cosa soprana, si sono... Ha capito quella. Ha beccato la persona. Ho beccato proprio quella, perché ho sbagliato a dire. È sempre così, per la legge di Murphy, se uno. Ho detto una cosa, ma massacrato dal. Ha fatto ridere tutti quanti, una cosa incredibile, una roba. Cioè, come dire che nel mondo del calcio prendo un portiere per un centravanti, no, non ridono mica così come ha riso. Beh, guardi che se io mi azzardo a sbagliare qualcosa quando insegno un brano, sono rovinato per tutta la prova, quindi. Sì. Devo stare attentissimo, perché se scappa la ridarola, cioè io sono. È un disastro. Divento lo zimbello immediatamente. Non vedono l'ora. No, qualcuno non vede l'ora, è vero? Ma io me lo ricordo quando ero corista, io facevo la stessa cosa. È per questo che riesco ad essere un pochino più morbido, perché mi ricordo perfettamente quando ero nell'ultima fila che facevo il basso anch'io. E c'è quella lì accannato. Ma no, ma era un continuo farsi le battutine, la ridarola dietro. Quindi ovviamente ogni momento era buono per ridere, per scherzare. Però per cui un dato significativo mi sembra di aver capito, che siete davvero una grande famiglia e c'è davvero, almeno nel vedervi questa sera qui, nel vedere la partecipazione in questa trasmissione, proprio un amore tra di voi davvero
non indifferente, cioè c'è l'amore per la musica, per il gruppo, per il direttore e per tutto l'ambiente di San Martino, quindi sì, avere questo davvero, grazie. Vi fa molto amore. Mi fa amore, piacere vi faccio, che, davvero... che si veda, perché poi è no, lo sa perché è eterogeneo, vedo giovani, meno giovani, sì. Insomma è una bella sa cosa. Sa com'è nato il coro degli... Ha detto meno giovani, eh? Ha detto sa com'è giovani. Nato il coro sì, degli no, Angels? Sì, perché... no, dopo vado da loro, perché lì sono permalosi. Lì sono permalosi, l'ho già visto da quell'angolo lì, direttore, c'è qualcuno che ho già in qua, specialmente la signorina lì sopra in alto, quella lì, è inutile che guardi lei, proprio lei, alzi la mano, eccola lì, proprio. L'ho beccata subito no, quella lì. Lei mi aveva chiesto all'inizio, ma mica mi intervisterà, io ho detto no, tranquilla, assolutamente. A lei ha detto così. Sì, perché è timidissima, quando, non è permalosa, è timida. Quando ho firmato la liberatoria, le garantisco, all'entrata qui dello studio, mi ha detto, guarda, io entro se lei mi intervista. Cioè, ha detto, io entro assolutamente in questo studio, se poi lei mi fa delle domande. E adesso sto cercando di capire che domande devo fare, perché se sbaglio domande poi addirittura vengo massacrato. Allora andiamo con il quinto brano, che dovrebbero cantarlo solo i Big, giusto? Che è Rolling the Deep. Esatto, io non so l'inglese, quindi anche qui potete allora ridere. Adesso dobbiamo avere il microfono per il microfono, eccolo qui il microfono, che poi intervisteremo, credo sia questo. Bisogna che... il microfono suo, credo, chiedo alla regia. Ecco, allora chiedo alla regia di tenere la base molto alta e poi ovviamente lei mi darà una mano per intervistarla, perché conosce americano. La base alta, partiamo. Eccolo lì, pronti con la quinta canzone dei Summertime. Arriva la base. Arrivano, sperando... Bring me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out, and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and bring me out the dark. Cause your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love remind me of us. I keep on feeling we could have had it all. Rolling in the deep. I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making it back down to, cause my show won't be shared. Oh, I'm gonna wish the scars you of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars you of your love remind me of us. They keep treasure gold, making it back
rimanga lei, rimane pure qui. C'era l'altro microfono, l'altro microfono, chi ce l'ha l'altro microfono? Eccolo qui. Lo passiamo così, eccoli, così la intervistiamo, no, può rimanere pure, potete pure accomodarvi, no, questo, quello, ecco, quello. E lei sta qui? Quello bianco, lei può rimanere pure seduta lì. No, with the mic. Eccoli, allora, la intervistiamo così un attimino. Americana mi diceva americana, quindi l'italiano non lo sa, come non parla italiano, non ancora parla, è appena arrivata in Italia. Da quanto è arrivata? Bene. Beh, però insomma già non parlo bene, già è un bel inizio. Le chiedo da quanto è arrivata in Italia, come mai è arrivata nel summertime? 8 mesi. Beh, insomma, parla il microfono vicino e quindi parla già. Oh, Mica parli in inglese, che va bene. That's correct, that's correct. I can speak otto mesi qui, abito a Padova con mio marito per e lavoro. E come mai hai iniziato? Parla bene l'italiano, altro che storia. Mi raccontate tutte quelle favole che c'è. Come mai nel Samartai, arrivate in Samartai, sapeva già che esisteva questo gruppo musicale, è venuto, oppure avete... In realtà, cioè, guarda i vecchietti. This is true. I vecchietti cosa dicono. Yes, hai capito? Perché come c'è una storia dietro il suo ingresso che va raccontata. Perché loro si stavano esibendo in un concerto al San Gaetano, all'Auditorium San Gaetano. Gli Angeli. Lara è venuta a vedere il concerto, era appena arrivata in Italia, ha visto questa realtà e ha subito scritto alla nostra pagina Facebook dicendo: ma io vorrei entrare in questo coro. Poi è venuta a fare il provino e siccome c'è una classificazione anche per età, oltre che insomma, diciamo, per caratteristiche proprio dei cantanti, l'ho inserita in quel coro. Direttore, e loro sono arrabbiati perché la volevano là. Le chiedo scusa, ma il provino, perché sono lì che fanno io, l'ha fatto loro o l'ha fatto lei? No, l'ho fatto io. Sembrava che avevano per questo che sono arrabbiati, perché io ho fatto il provino e loro pensavano di trovare il loro coro, poi detto, improvvisamente l'hanno vista di là. Come detto, la signora lì sopra che voleva essere intervistata, vogliono fare tutto loro. Sono che loro. They want to do everything. Ogni modo è contenta, quindi è felice di essere, una domanda abbastanza banale, però va fatta, insomma, contenta di essere entrata in questo gruppo dei Summertime. Ma lo devo dire con la faccia cattiva o con la faccia buona? Con la faccia buona. Lei è una roba, questa qui direttore è una roba, amica. Are you happy to be here? Are you happy to be part of Summertime? I'm so excited. I'm so excited. This has been, when I saw Walter and... The angels. Non li vi conosce neanche più. Non li conosce neanche più. Potete. È inutile che alzate la cresta, Eli. Voi lì alzate la cresta, e detto: ma chi sono quelli lì? Brava. I'm a soul singer, a professional singer in the US, and so when I saw them singing gospel music in English, I was just like, I'm singing with them. Ha detto che lei è una cantante professionista, quando abitava negli Stati Uniti era una cantante professionista, cantava soul, gospel, eccetera, quindi quando è venuta in Italia e ha sentito questo coro cantare gospel, ha detto: io devo assolutamente cantare gospel con loro. Come mai è venuta in Italia? Why did you come to Italy? My husband is Italian, from Viareggio. Il marito è italiano di Viareggio. And anche lì venite a prendere, for work, una roba. For work, for his work, we moved here. Sono tornata in Italia per il lavoro del marito. Si sta meglio in Italia o? There is good and bad. It is a beautiful country. I love so many things about it. And then there's things I miss about the U.S. Especially, I'm from California. Sì, qui non serve che traduca, ha detto sta benissimo in Italia. Non serve che andiamo avanti con le spiegazioni, brava. Quindi si è giocato la sua balla serale, sì, se l'è giocata qua. Sì, si è giocata qui. No, prego, può tradurre. No, dice alti e bassi, nel senso che lei viene dalla California e quindi ovviamente è un bellissimo paese. Lo so perché ne abbiamo parlato, soprattutto il fatto che qui ci sia nebbia e questo clima, venendo dalla California. Qui ha ragione, il clima. Esatto. Padova è una bella città, tante belle cose, però il clima è quello che un po' ci penalizza. Va bene, adesso vado dagli Angel. Quelli che l'hanno scoperta. Attenzione, perché dipende da cosa pesca, lì. Mi guardi bene perché si potrebbe cacciare in un guaio. Antonella!
la Antonella. No, aspettate, aspettate. No, no, non fatemi un trust, per cortesia. No, mi sembra che lei si chiami Antonella, vero? No. Passiamo il microfono a Antonella. Adesso Antonella non deve essere così. Lei mi ha detto, io voglio assolutamente parlare... Non mi ricordo di questa cosa. No, non si ricorda. No, a parte i scherzi, come entrate in questo gruppo meraviglioso lei? Ma io conosco i Summertime dal 2006. Perché una dei miei figli è entrato nel coro, è entrata nel coro dei Kids. Quindi è qui? Poi è cresciuta e nel corso degli anni è entrata nel coro dei Big. Adesso non c'è perché è all'estero per studio. E quindi ho seguito, sono innamorata, diciamo, di questa realtà. Lei va d'accordo col direttore artistico, vero? Sì, sì, sì. Mi sembra, sì, ho visto, insomma. E quindi più di 4 anni fa, insomma, il desiderio di cantare anche noi, insomma, che accompagnavamo i nostri figli alle prove, e si è realizzato con la formazione di questo coro e... Ed è una bella cosa. Sì. Lei ha scoperto, prende il microfono, ha detto, oh, sono stato io, ha alzato, lo dica di no, ha alzato la mano, io, ha detto, quando abbiamo cantato, ha detto, lei è quello che ha... Lara? Sì. Dice di là. Beh, quando lei è arrivata ci ha colpito sia per la voce e per altri aspetti che sono evidenti, sì, insomma, sì, ecco. Sì. E quindi lei ha detto... E noi la volevamo con noi, ma il direttore ci ha tradito in questo fatto e siamo un po' amareggiati. Beh, però siete sempre, no, è vero? Sì, siamo bene accompagnati. Sì, siamo io le volevo dire una roba importante. Mi dica cosa vuole dirmi lei. La cosa più bella di questa famiglia e che mi ha insegnato a me personalmente è la capacità, visto che oggi è molto rara, di ascolto. Perché ascoltarci reciprocamente... ci consente di bilanciare molto il nostro tono e il nostro modo. Questo è molto importante nel coro, ma credo anche un po' nella vita. Mi scusi l'aspetto serioso, è una roba importante. Guardi, questa trasmissione qui dove sono seduti il direttore artistico e Abba è una trasmissione che, se voi la seguite a mercoledì sera, è una trasmissione primo dei primi, sono intervenuti grandi politici, la seguiamo. Ecco, sono venuti dei personaggi importanti, però questa sera è più rilassante, sai, perché lì è tutto più difficile, non capisco mai se faccio bene o faccio male, invece qui questa sera mi diverto perché di qua ci sono quelli della mia età. Di qua ci sono i giovani, di là ci sono i big, meglio di così. Siamo diversamente giovani. La signora con tutta la collana qui davanti, col braccio. No, lei ha detto, quando è entrata, mi metta davanti che voglio farmi vedere. No, assolutamente no. Come non ha detto così? Assolutamente no, però insomma mi hanno dato il microfono, parlo anch'io. E quindi allora. Lei parla, da quanto nel allora, coro? Allora, io insieme all'Antonella sono una innamorata del coro dei Summertime perché conosco il coro dal 2003 quando si è costituito, forse sono la persona diciamo la più vecchia di questo gruppo, nel senso che certo, no, non solo di età perché insomma ce ne sono di più vecchi di me, però ho iniziato Direttore, si danno di quelle frecciatine qui, una roba... No, non ho capito perché ha indicato di là. Avrei capito che sei lassù in alto. Sì, non ho nemmeno io ho compreso il fatto, se magari mi vuoi indicare meglio con il dito... No, dai, lassù in alto, quello in lì, alto. Pure la mano, non, insomma, succede... Chi è che ha sorriso così in maniera proprio ampia? Sarà stato un ventenne, perché è stato un cinquantenne. No, comunque diceva appunto, ho conosciuto il coro perché mio figlio, che adesso ha 23 anni, ha iniziato a cantare con la Elena, appunto, quindi dal 2003 che ha iniziato a cantare, poi lui ha preso altre strade, ha iniziato a suonare e è arrivata la seconda figlia che è lì in prima fila, che canta anche lei. La ragazzina che ha intervistato lei prima. Poi abbiamo chiesto a viva voce alla nostra maestra Elena se faceva un gruppo, costituiva un gruppo anche per genitori e quindi con grande soddisfazione posso ci sono dirvi una cosa, se io scherzo, che siete meravigliosi, ve lo dico. Andiamo a conoscere, lei parla italiano, vero? Sì, parlo. Sì, perché qui non italiano. Si... Lei come si chiama? Amiuki. Amiuki, da quanto nel coro? Da 2 mesi. Ah, da poco? Da poco, sì. È come entrata così, da poco, cioè... Allora, ero in una serata karaoke e ho incontrato alcuni ragazzi che cantano... Che canzone cantava quella sera karaoke? Oh my God.
Alleluia e un'altra di Beyoncé che non mi ricordo adesso. Ha detto vieni con noi. Eh sì, ho però fatto Alleluia insieme a lei. Portano tutti, sono loro che sono i promotori. Sono dei... Loro fanno il pre-casting. Fanno davvero il pre-casting, sono davvero dei... E quindi è entrata, felicemente ovviamente immagino. Sì, 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 felicemente. Lei ha appena citato Alleluia, io ho visto, maestro, ho visto quando andate i filmati, proprio la canzone cantata, questa canzone cantata da... Jade Nova con ovviamente sì. I Samartai. Allora io direi, visto la canzone che è davvero straordinaria, di andarla ad ascoltare. Un'idea, Mac.
Dottore, quando ci siamo messi assieme, lei mi ha portato i filmati di questa canzone qui, io quando sento questa canzone provo brividi, non lo so perché, è una canzone mai entrata, quindi quando l'ascolto sempre molto volentieri. Allora, siamo pronti per dopo domani, siete emozionati, emozionata Abba? Pronta, agitata, la giusta dose, ma... Ma lei, abbiamo visto, insomma, la grinta ce l'ha, quindi mi sembra che siate tutti pronti per questo evento importante per voi, anche per la città di Padova e non solo, perché è un evento molto importante, quindi davvero visto e ricordo. Anzi, facciamo così, chiedo alla gente, andiamo a vedere il promo dell'evento, così chi vuole questo biglietto ricordo Ticket One, oppure, visto che mancano due giorni, può acquistarlo direttamente in biglietteria prima del concerto. Vediamo. Pensate che cantavano anche durante il promo, ce l'hanno nel sangue, proprio nel DNA. Ricordo, mancano due giorni, acquistate i biglietti, ce ne sono pochi, però Ticket One oppure in biglietteria prima dell'evento. Allora, io vi ringrazio di essere venuti questa serata, mi sono divertito moltissimo, con i giovani, con i big, o meno con di là, però succede, ognuno ha il proprio destino. Sto scherzando, che poi mi guardate male voi di là. Però ovviamente faremo la canzone di chiusura, certo, dove canteranno tutti quanti. Certo. Io davvero vi auguro un in bocca al lupo. Ringrazio Abba, ringrazio tutti voi, davvero grazie di essere venuti. È stato un onore da parte della nostra emittente avervi partner di questo grande evento, e davvero vi auguriamo un in bocca al lupo, perché così si dice, e a voi davanti, in prima fila mi raccomando, a scuola si studia, perché ho visto che non c'è tanta voglia, però è importante studiare. Prego Abba. Volevo solamente ricordare che con il concerto raccogliamo fondi per Medici con l'Africa QAM e l'Associazione Nuova Famiglia per lo sviluppo di progetti pediatrici in Etiopia, che è un po' il motivo per cui tutti lo facciamo. E questo vi fa ancora più onore. Allora, l'ultima canzone di chiusura, ovviamente chiuderemo su questa ultima canzone. Sì. Grazie ancora, direttore, di tutta la serata, di aver portato questi più di 80 artisti qui nella nostra trasmissione. Ci siamo divertiti tutti. È stato bello. Se per esempio avete dei problemi con la Abba, chiamatemi, cercheremo di risolvere, poi vi do il cellulare privatamente. Prego direttore. Allora, il brano si intitola Total Praise ed è un come dire, la preghiera più bella secondo me che si possa cantare tutti assieme, è il brano che amiamo di più, è anche il brano più particolare, l'autore è Richard Smallwood ed è un brano che canteremo insieme con i due cori per poi lo riproporremo in questo evento alla Chioene, che è davvero, siamo onorati di poter dire che è l'evento gospel con il maggior numero di spettatori paganti, quindi in Europa non ci sono altri eventi così grossi, per cui per noi è veramente un onore poter essere protagonisti di questo evento, quindi vi invitiamo anche per ascoltare questo brano particolarissimo che adesso i Big e gli Angels canteranno con noi. E noi vi auguriamo un in bocca al lupo e saremo partecipi di questo grande evento. Prego, direttore, grazie ancora e grazie a tutti. Grazie. Prego. Posso andare a cantarlo anch'io? Arriva anche la Abba, attento direttore.